coda, ma che cazzo faccia? Vabbè, dai, sei stato pure sfortunato. Ha picchiato paro paro lo palo. Ha fatto tanto oce che non hai voluto segnare. Non ci ha voluto, ci ha provato in tutti i modi, ma non vuole segni. Oce non si deciana come anche nelle ultime partite. A parte il gol che hai fatto ultimamente, però ancora, cioè, Nazio Portiere ha sbagliato tre fiate. Lampu, una cosa incredibile, una lotta con i giocazzi dei facchini. Ma c'è bene, un coso, vede? Un muro, vede? Dai, 300 tiri, tutto apparato, sempre dei piedi, cioè un giocatore faci, dei piedi, si lancia tipo karate kid, vum, si è lanciato ovunque e non ha picchiato sempre già cazzo delle palle. Ma marca troia, ma una cosa incredibile ragazzi, comunque dai, devo dire la mia, devo essere sincero, fatemi sapere cosa ne pensate, prima di dire questo, prima so che sarò, non lo so se sarò insultato o meno, secondo me, nonostante abbiamo sbagliato il rigore alla fine a 4 minuti, il pareggio è stato il risultato giusto. Sì, sono obiettivo. Per quello che ho visto io, il pareggio è stato giusto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Potevamo vincere giustamente perché cazzo Coda ha sbagliato il rigore, però comunque loro hanno avuto delle grosse occasioni. Noi abbiamo fatto tipo 17 tiri e 9 in porta, loro 4 in porta e 13 in totale. Sì, loro hanno tirato diciamo di meno, ma hanno avuto occasioni nette, anche noi, La partita poteva finire pure 4-4, 5-5, 10-10, 500-500. Non si capisce, 30 tiri, non si capisce. Però comunque la partita sono state brave le difese e i portieri, sia Gabriel che Facchin. Quindi oggi l'hanno vinta loro. È stata bella la partita, un calcio a spettacolo sia del Lecce che del Como. Mi sono piaciuti entrambi. Il Como veramente ha giocato bene, veramente sta una delle squadre che c'è secondo me. Se voi guardate le statistiche del Lecce, anche contro il Pisa, contro altre squadre, il Pescia, mi sa che non c'è stata nessuna squadra che abbia fatto 13 tiri al Lecce, che abbia messo così in difficoltà il Lecce in difesa, anche perdendo quando abbiamo perso col Pisa. Non so se sto dicendo una cazzata, ma secondo me è così. Quindi complimenti al Como veramente, anche all'andata, ci ha messo molto in difficoltà, ma allora non un altro Lecce. Questo Lecce di ora, che ha vinto le 5 partite nelle ultime 6 e non pareggiava da novembre, ci ha messo veramente in difficoltà, veramente una bella squadra, una bella squadra tosta, devo essere sincero. Il Lecce ha giocato bene, purtroppo non è stato cattivo sotto porta, come anche ha detto Baroni durante la partita del labiale, si vedeva. Il Lecce è mancata di cattiveria agonistica secondo me oggi. C'era la voglia, la volontà di vincere la partita perché ha dimostrato fino alla fine. Però mi è mancato quel pizzico di fortuna e quel pizzico di cattiveria per cercare di vincere la partita, per quanto mi riguarda. Sicuramente aveva molta più cattiveria il Como, solo che anche loro sono stati imprecisi sotto porta e sono stati anche sfortunati perché ha pigliato la traversa. Poi ha avuto diverse occasioni, poi due giocatori che sono un po' bocchiati fra Deigi e hanno sbagliato. E solo gli sarebbe stato gol. Poi noi abbiamo avuto un sacco di occasioni con Coda, con Strefezza, Elkos vince al portiere, insomma noi ce ne sono state di più ne ha più ne metta. Però vabbè dai, comunque siamo rimasti i primi, quello è l'importante, gli altri hanno tutti pareggiato, tutti i big match, tutti scontri diretti, quasi più o meno, vabbè, tranne il Brescia. Comunque domani ci sarà, giocherà la Cremonese, domani non so quando cazzo giocheranno, in questi giorni Cremonese Monza e poi è rimasto il Frosinone, ma comunque rimaniamo primi in classifica, a prescindere se vinceranno, quindi andiamo avanti. Certo, potevamo allungare, quello sì, di più 2, cioè andavamo a più 3, però pazienza ragazzi. Poi c'è la prossima partita, speriamo bene, giocheremo in casa, sarà anche una partita difficile. Speriamo bene ragazzi, scusatemi se non ho fatto la live, ma purtroppo ho avuto impegni personali e quindi non l'ho potuta fare, altrimenti volentieri l'avrei fatta, ho avuto un impegno, quindi no. Mi raccomando ragazzi, guardate questo video e anche tutti gli altri video, iscrivetevi al canale, seguitemi, tutto quanto, mi raccomando, io ci tengo veramente con il cuore. So che mi state seguendo tutti quanti, quindi sono molto contento, spero di continuare così, iscrivetevi, spero di arrivare a 1050, sono a 1034, quindi speriamo bene. Sempre solo Forza Lecce, Bari merda, Salerno ancora più merda, la scuola come ho detto prima mi è piaciuta, poi parlerò domani di giocatore a giocatore, senza dire altro. La maggior parte comunque hanno superato tutti la sufficienza ampiamente, tranne Faragò che non mi è piaciuto proprio, e il codice fiscale, che è tornato il codice fiscale, non so come si chiama, avete già capito, chi mi conosce sa. Ragusa è entrato male, Simic è entrato pure bene, ha fatto qualche buon intervento, quindi queste sono le prime anticipazioni di quello che io penso. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo domani. Buon fine settimana, buon sabato, divertitevi, fate quello che volete, insomma, pensate bene. Ci vediamo domani, ciao a tutti ragazzi!